Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come realizzare un impacco per capelli super disciplinante, idratantissimo. Vi renderà i capelli molto molto lucidi, belli lisci, ma soprattutto va a nutrire tantissimi capelli, soprattutto trattati come i miei, così potete vedere le mie punte, come non hanno assolutamente doppie punte e sono perfettamente lisce. È un impacco molto semplice da fare con prodotti casalinghi che tutti abbiamo a casa, quindi non vi preoccupate, non vi servirà granché. E poi in più faremo anche una maschera viso, sempre con il preparato del nostro impacco. Poi vi farò vedere come fare. Per prima cosa inserisco 250 ml di acqua in un pentolino, a cui vado ad aggiungere 2 cucchiai di semi di lino. Se lo volete più denso, perché vi verrà molto liquido, dovete aggiungere 1,5 cucchiai in più di semi di lino. Oppure vi basterà seguire la ricetta che propone Gaia di Senza Trucco sul suo canale, che vi fa vedere come fare un bel gel di semi di lino bello denso. Il mio invece è molto liquido perché serve per i capelli. Lo vado a colare e divido i semi di lino dal gel. Ai semi di lino li vado a frullare con un bel cucchiaio di miele e dopo appunto che li ho frullati un bel po' li metto da parte a raffreddare, mentre nell'impacco per capelli, quindi col gel, vado ad aggiungere 1 cucchiaio di cacao, 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di maschera per i capelli e vado a frullare anche questo. Adesso i miei 2 impacchi sono pronti, però in più vi faccio vedere anche come faccio l'ultimo risciacquo. Vi servirà una pentola con un coperchio a cui vado ad aggiungere tutte le mie erbe. Io sto usando alloro, rosmarino e salvia e poi vado ad aggiungere anche un bel pezzettino di cipolla perché stimola tantissimo la crescita dei capelli. Lo metto sul fuoco, lo faccio bollire e lo faccio raffreddare col coperchio finché non si è totalmente raffreddato. Adesso vado a fare il mio impacco, districo prima i capelli con un pettine e poi lo vado a mettere sui capelli. Come vi ho detto, è molto liquido. Se lo volete più denso, basta semplicemente aggiungere più semi di lino. Lo vado a distribuire per tutta la lunghezza dei capelli, anche sulle radici, perché non è un impacco particolarmente ingrassante, quindi lo possono fare anche le persone che hanno la cute particolarmente grassa, magari con l'accortezza di non metterlo proprio sulla cute, ma di lasciare appunto un paio di centimetri tra cute e capelli. Vado poi a chiuderlo con un sacchetto e sopra metto il mio turbante, potete utilizzare insomma anche una tovaglia. Faccio i miei vapori al viso, sono andata a struccarmi, i miei vapori durano 15 minuti, quindi utilizzo io una macchinetta, ma potete appunto farlo anche con una pentola con acqua calda semplicissimamente. Dopo 15 minuti vado a distribuire invece i miei semi di lino proprio sul viso insieme al miele. Questo è un impacco veramente molto 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 idratante, vi renderà la pelle molto lucida, adesso vedrete il risultato finale. Lo vado a tenere su a massaggiare 1 minuto e poi 5 di posa. E il risultato finale lo vedrete appunto dopo. Adesso sono andata a sciacquarmi i capelli dal mio impacco. Li sciacquo molto bene e poi faccio 2 shampoo, sempre con uno shampoo appunto diluito, 1 cucchiaio di shampoo in 100 ml, e realizzo 2 shampoo. Dopo appunto che sono andata a massaggiare molto bene il mio cuoio capelluto, vado a sciacquare definitivamente e aggiungere il balsamo. Io sto usando questo mousse della L'Oreal per farci anche una bella recensione. Drissico i capelli, li sciacquo e dopo vado a fare l'ultimo risciacquo con le mie erbe che ho ovviamente colato con un colino per togliere appunto i residui e lasciare solo l'acqua. Questo adesso è il risultato finale. Come vedete, i capelli sono molto lucidi, molto disciplinati, anche se purtroppo nella cute sembrano un po' grassi, ma in realtà sono perché non li ho asciugati completamente perché stavo morendo dal caldo nella mia stanza. Ma il risultato finale penso che si riesca a vedere, anche se devo cambiare lo sfondo dei video perché col nero non riuscite a vedere bene i capelli adesso che li ho fatti più scuri. Però insomma, come vedete, sono molto lucidi, molto disciplinati, le punte sono veramente idratate, ricostituite e soprattutto la pelle del viso, dopo appunto l'impacco che abbiamo fatto anche al viso, è molto molto lucida rispetto a prima. Veramente idratata. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi come sempre un mi piace per farmi capire insomma che vi piacciono questo genere di video, ne devo fare ancora. Se volete iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo. Un bacione a tutti.